Ha partecipato ad oltre 500 gare in salita, ha fatto più di 400 assoluti. Mauro Onesti, all'alba dei 75 anni, ha ancora tanto tanto da raccontare. Ho cominciato per il scherzo, ma poi dopo lo scherzo è diventato veramente, era un impegno, mi era da ridere. Però per me era talmente logico vivere così per fare questo, che uno poteva fare a meno, era una cosa istintiva per me. Io, no, per me non erano, come si dice, rinunce, non fumare, non mangiare dei quintali di roba, perdere il peso forma, non è mai stata una rinuncia a me fare queste cose, perché era dentro di me, era normale che vivessi così. Un altro dei segreti, proprio parlando di cose un po' strane così, è stato quando io mi sono reso conto, dopo 20 anni, e facevo una certa manovra che per me era istintiva, io salivo in macchina, mettevo le mani così come le metto ora, in mezzo alle gambe così, con il casco già si era giù, così, e stavo i miei 5, 6, 7, 8, 10 minuti in questa posizione. Qualcuno a volte veniva e mi diceva: che fa, dormi? Che qualcuno l'ho mandato anche a quel paese, qualche volta, quando ero così, veniva a disturbare. E io che facevo? Mi concentravo e stavo facendo già la gara, prima di partire. In tempi più o meno reali, se io avessi scattato il cronometro quando mi mettevo a pensare e l'avessi riscattato quando avevo finito di pensare, poco più, poco meno avrebbe dato il tempo che io poi impiegavo a fare la gara. Non al secondo, chiaramente, ma insomma sulle grandi linee le facevo in tempi quasi reali. A un certo punto è venuto fuori, poi dopo appunto una ventina d'anni, che questa posizione che io assumevo, questo modo di fare, lo chiamavano Training Autogeno. Io non sapevo mica se era, che era roba da mangiare, perché io, a me mi venne spontaneo, io l'avevo sempre fatto senza sapere in effetti che questo era un modo di pensare, un modo di allenare il cervello a una certa cosa prima di doverla fare, che gli avevano dato questo nome, Training Autogeno. Io l'avrei chiamato forse anche in un'altra. Allora, per preparare una gara, tipo appunto una gara della Bella Europa che si divide abbastanza bene in due o tre parti la Bella Europa, io partivo e la facevo tutta, poi prendevo un esame e dico: potrei arrivare fino a qui e poi da qui a qui e da qui a qui dividerla in tre settori. E cominciavo con la prima parte, andavo un po' avanti, poi passavo alla seconda, andavo un po' avanti, poi passavo alla terza. Poi la parte che mi rimaneva più ostica da memorizzare, di solito sono le parti dove si va forte, perché dove si va forte, per dire, si può veramente fare così, bisogna essere sicuri, perché se no veramente lì tu corri il rischio di farti davvero male, no? Le parti più ostiche le ripetevo di più. Poi una volta che avevo messo un po', diciamo, nella testa il primo tratto, col secondo, cioè cercavo di riunirlo e la rifacevo completa, tenendo a quel punto lì presente alle sfumature. Se la strada l'avevo ormai in testa, allora andavo nei dettagli, da ultimo, tipo la cunetta che arriva all'improvviso e non si vede, che ti arriva proprio come un pacone così, il muro a secco che a un certo punto porge una bozza di pietra dal muro, che devi stare attento, perché io ho sempre fatto il filo a tutto, per cui in quelle circostanze lì io dovevo guardarci molto bene, perché io a muri levavo al muschio, ecco, il discorso è questo, se tu vuoi andare forte è così, qui tu devi stare attento a tutte queste piccole cose, le zone d'ombra, lì diventa umido o è ancora umido la mattina quando si guarda, cioè, tutte queste cose qui erano diciamo, la rifinizione dell'imparare questo percorso. E devo dire che non si può imparare una gara facendo una giornata su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, perché è, come si dice, controproducente, perché ti affatichi, metti troppa carne al fuoco. Tu devi fare un certo programma, un'oretta e mezzo, poi ti fermi.
ti metti, se c'è una bella giornata, all'ombra di una bella pianta, ti riposi e poi riparti e via. Ecco, va presa in questa maniera. Però il finale è quello che conta. Io il sabato sera, quando andavo a letto, mi facevo 3, 4, 5 volte il percorso mentale, dalla partenza all'arrivo, completo. Quando qualche rara volta, arrivando in un punto del percorso, mi spariva la strada e non mi ricordavo che c'era dopo, io mi alzavo dal letto, Io mi sono alzato tante volte, mi alzavo dal letto, mi vestivo, prendevo la macchina e andavo a vedere. Capito? Questo l'ho fatto la notte, l'ho fatto la mattina presto. Quando arrivavo in un punto mi mancava il seguito del film, e io non mettevo mica tempo medio, io andavo a vedere e lo volevo sapere subito, perché nel mio spazio di cervello c'era un buco che io dovevo riempire con la realtà delle cose, capito? E che potevi fare? Solo andare a vedere. Non è che me lo potevo far raccontare da un altro. Capisci? Questo è la verità. Finché uno non va a letto la sera prima della gara e si fa il percorso mentale, non ti manca niente, nemmeno le sfumature, che quando tu sei dietro a finire dici sì, però è vero anche che lì c'è anche questo, una sfumatura da nulla, che non puoi allargarti più di tanto perché vai a finire nello sporco in quella determinata curva, capito? Per farti capire praticamente tutto quello da mettere in nota. C'erano anche le cose che uno avrebbe detto, ma che vuoi sia? No, bisogna sapere anche queste cose. Uno deve essere un certo zino quando fa queste cose e non stancarsi, e ti devi diventare quasi antipatico, capito? Ti devi quasi dire, ma basta ora Mauro, va bene così. Quando arriva di basta vuol dire che tu sei andato abbastanza avanti, perché vuol dire che tu hai fatto tante piccole e grandi cose, che tu stai arrivando al succo, devi diventarti antipatico. Ne ho fatte un po' più di 500, non so quante ne ho vinte, tre incidenti, il primo della mia vita, nel 1973, in una sequenza di curve, dunque vediamo, sinistra, destra, tutta roba da quinta, o quarta o sì o quinta, curve che si percorrevano a 200 e qualche cosa. Io nel fare la corda alla seconda curva, dunque destra, sinistra, che ho sempre avuto, io lo chiamo il maledetto vizio, ma non è un vizio proprio, perché sto andando forte, devi fare così, di passare quasi nelle cunette, non nella cunetta ma molto vicino, ci ho trovato un sasso che era caduto dalla montagna, tant'è vero che poi gli anni dopo gli hanno messo delle reti eccetera, perché era un posto dove ogni tanto veniva giù qualcosa. L'ho preso con la ruota anteriore sinistro, la macchina si è sollevata così, e essendo sotto tutto un piano, nel sollevarsi ha imbarcato aria, io ho decollato. Dico decollato come avere la cloche in mano, e ho fatto un tonno. Però nel girare così sono passato tra due alberi così, che ci sono passato solo perché la macchina era di taglio, e ho toccato la testa in un albero, tutta la orticella era attaccata al casco. Poi non ho finito il tonno, sono arrivato a mettere la macchina sotto sopra. A quel punto lì però, quando succede una cosa, tu perdi il senso dell'orizzonte, sai più dove sei esattamente, no? Tant'è vero, io mi sono reso conto che ero girato dalla parte di sotto perché mi ha scavato sulla benzina, perché nell'uscire di strada, quando sono passato in mezzo a queste due piante, la macchina l'ho demolita. C'era rimasto un pezzetto di macchina dove ero seduto io, l'unico pezzetto ancora, in qualche modo, un po' per vedere le fotografie, sono raccapriccianti, non c'è rimasto niente nella macchina, nemmeno il volante pareva un 8,
il cruscotto, tutto un tritio di roba, non ti dico come, buttata via proprio, eh? E mi sono trovato a testa per lì giù e non sapevo dove ero, però degli alberi, degli scogli, delle cose. A un certo punto io mi sono sganciato le cinture, perché credevo di essere più o meno lì in terra, no? Ero 4 metri per aria e un partito di schiena, e sono andato in questo fossetto che era sotto di me. È stato il viaggio più lungo della mia vita, perché io mi sono capito come uno ti levano il terreno sotto i piedi e sono andato a cadere in questo fiumiciattolo senza acqua, e lì mi sono fracassato mezzo. Quello è stato il mio primo incidente, dove mi sono reso conto che insomma correre in salita è abbastanza pericoloso, perché corri in un ambiente che non hai protezioni, non hai vie di fuga, non hai, per cui devi, e lì ancora maggior ragione ho sempre sostenuto che quando uno, a parte il fatto che non era colpa mia, fosse stata colpa mia forse smettevo, ma mi sono reso conto, se uno non fa le cose fatte per bene sbaglia, al di là del sasso mi può succedere lo stesso un affare così. Sono reso conto che la salita va fatta con tanta attenzione, tanta abnegazione, tanta certosinità, perché se no è meglio che uno pianta lì e va a fare qualche altra cosa. Quello che manca, secondo il mio modesto modo di vedere le cose, ai giovani d'oggi è proprio questa carica che uno deve avere, secondo me, necessariamente, per fare le cose come ho raccontato fino ad ora io. Non si possono fare come dice, ma oggi siamo andati al mare, domani siamo in montagna, così, una cosa presa così, no? Non possono andare le cose così, perché sono fatte talmente, in maniera talmente errata. Se ci vuole, ci va messo. Ora, i giorni d'oggi, tutto è subito. In questo sport non esiste, tant'è vero che poi chi sfonda o chi ha sfondato in questo tipo di settore dell'automobilismo non è più gente che ha 20 anni, perché tutto e subito non esiste, al di là che io ho cominciato anche tardi, perché io ho cominciato a correre in salita veramente a 33 anni, non a 20, perché io le prime gare l'ho fatte con una macchina da fallo assoluto, la prima l'ho fatta nel 72, mi pare il 18 di luglio o il 16 giù di lì, al Sestriere, dove prima gara che facevo con una macchina, diciamo, che non era un 1000, voi fu l'assoluto davanti a Formula 2, feci 8 gare, 8 assoluti, per cui, capito, non sta che cominciarono a farmi reclami, perché dice, ma questo è, che una volta sono riuscito a squalificarmi. Vo a fare una gara a Caltanissetta, campionato italiano, e Ninni Vaccarella doveva vincere quella gara perché perdeva anche il campionato siciliano, se no. E io lo misi dietro, lui aveva un 2000 a parte ufficiale, e io un 1780, poi il modo lì. E allora mi portarono sul peso, in un cantiere, in un deposito di carburanti, dove pesavano i bilici da 440 quintali, e quella la portata. A son di pesa, che non ti ripeso, cosa mi fecero mancando chili? Capito? Mi fecero mancando chili. Leva l'acqua, metti l'olio, perché a quei tempi poi c'era un regolamento che lo potevano fare solo degli stupidi, come quasi sempre è stata gente della XAI, che non capiscano niente, che, io lo posso dire, certo, io non ho timori di nulla, perché? Dice, allora il peso della macchina deve essere così e così, ma deve avere il livello dell'acqua, il livello dell'olio, e si leva la benzina. Una macchina deve arrivare, deve essere tot chili, ecco basta. Così come corre, uno la pesa e quello che viene
va bene. No, invece lì, leva la benzina, metti l'olio, cava l'acqua, insomma, sono di cazzate. Io poi gli dissi da ultimo: non ho capito, ma avete fatto a far diventare il peso specifico della benzina più peso di quello che è. Perché mi levarono 2 o 3 litri e mi era rimasto di benzina alla macchina, mica l'ho di 6 o 7 chili. Che io poi dopo ci ridevo, perché no, io sono sempre stato un po' burlone in queste cose, non mi sono, come si dice, li prendevo quasi per il culo, onestamente. Che io poi glielo dicevo: ragazza, a me le bischerate non me le raccontate, perché io me ne accorgo, perché io non l'ho mai fatto il farmacista, ma dell'automobili so tutto. Dell'automobili so tutto, che chi può sapere più di me può essere Forghieri, non quelli d'ora, un ingegnere tipo Forghieri, di Eli Patti con regolo al curatore, no? Senza computer. Ecco, ma quell'altro, io non lo prendo neanche in considerazione. Se ci può parlare di schierate, non me ne possano dire, perché a me non mi si possano raccontare. Io sono nato dentro un monoblocco di un'automobile, Gesù, e ho vissuto insieme a tutti gli altri pezzi per tutta la vita. Cosa mi volete dire a me? Capito? Questo è stato una di quelle gare dove riuscirono in qualche modo a squalificarmi, che io mi presi la squalifica. Poi i misseni, gli abitanti di Caltanissetta, mi presero di peso, sì, e mi portarono alla premiazione, e io ci volevo andare sollevato per aria. Dove vai? Mi avevo avuto 10 persone, mi tenevano così, mi portarono alla premiazione. Tutti dicevano: sì, mi sarebbe piaciuto che tu ci fossi. E fate vedere che fecero. Quando premiarono Vaccarella, tirarono 2 o 3 cassette di pomodori, tutti in direzione là del sindaco, del presidente dell'ACI, quelli dell'AXAI, li pienarono di pomarola. Poi mi presero, mi portarono là e dissero: questo è colui che ha vinto la Coppa Nissena, capito? E mi toccò andarci, perché ti ho detto, non c'era verso, mi ci portarono. Dopodiché, e ora non so dove ce l'ho, ma ce l'ho, che è? 15 giorni dopo a casa mi arrivò una coppa. I Nisseni al vincitore reale della Coppa Nissena del tal giorno e del tal numero, capito? Ci sono stati un certo numero d'anni che veramente io andavo a correre solo per fare il record, perché che vincevo era quasi scontato, matematicamente parlando, perché quando io sono arrivato negli anni 83-84, che chi arrivava secondo prendeva quasi sempre un secondo a chilometro, per cui erano distanze talmente enormi che il fatto di vincere era quasi scontato. Poi chiaramente tutti gli anni, perché io andavo in mente dicendo: certo, ma tu hai corso tanto. Sì, ho corso tanto, sì, io ho corso tanto davvero, ho fatto tanta strada, tanti chilometri in gara e non in gara, per andare a spostarmi a fare le gare. Però dico: guardate ragazzi, che vincere per un anno, insomma, uno che guida bene, che ha un mezzo giusto, si può fare, non è una cosa così trascendentale. Vincere per 2 anche, ma vincere per 25 o 26 o 27 anni consecutivi, vi dico che ti prendano sul fiato da ultimo, perché tu sei talmente pressato, perché tutti gli anni poi ne veniva fuori una da forte. Fino all'anno scorso c'era Tizio, oggi c'è Caio, capito? A un certo punto è venuto fuori, prima c'era Pignarde, Jassot, quell'altro là che guidava con la Lola Melamia, francesi più che altro, Tarres e compagnia bella. Poi venne fuori gli spagnoli, Villarino, non Villarino, Gesù Battista, ma venne fuori un sacco di gente. Tutti gli anni ce n'erano dei nuovi che non conoscevi, che non sapevi fin dove potevano arrivare, per cui dovevi, capito, prendere le misure. Ecco, a quel punto lì, dopo sono arrivati gli anni che correvo anche per vincere, ma fino a quegli anni lì io ho corso quasi sempre per andare a fare il record, che tra l'altro erano miei.
ho corso un bondone io nell'80. Venne Zeno Colò, del quale io ero come un fratello, una buona. Ecco, eravamo i fratelli e lui mi diceva sempre: Mauro, guidare una macchina in salita forte e comandare una discesa libera forte o lisci. C'è una similitudine, mi diceva, che è incredibile. Te non lo potrai sapere perché non hai mai fatto delle gare sul lisci, ma io che mi capo a guidare la macchina e corro sul lisci ti posso dire che una discesa libera fatta così è come una salita corsa così, lo diceva sempre. Quell'anno venne anche lui e insomma si arriva alle ultime quattro macchine, io ero l'ultimo, poi parte Jean-Louis Bosse, arriva in cima, nuovo record, poi parte Montmayer, arriva in cima, nuovo record, di qualche decimo, poi parte Fignard, arriva in cima, nuovo record, poi ne parte un altro, non mi ricordo io, e poi parto io e nuovo record di 8 secondi, dovessi un polverone. Quando arrivai quasi in cima, perché io non vedo nulla, quando ora proprio non vedo niente, ma con la coda dell'occhio, pur non guardando, quando arriva sopra Vanessa, su tutti i prati o la strada che passa dentro a questi prati, c'era la gente così, c'era 100.000 persone quell'anno lì al polverone. Vedevi solo degli abbagli di colori rossi, verdi, cose, de flash, no? E avevo visto tanta roba per aria io, buttava tutta la roba per aria, giacchettini, cappellini, seggioline, via, perché via via andavo in su, danno un po' i tempi. Diceva Messi qui avrebbe totte di vantaggio, no? E allora panchine per aria. Che mi disse Zeno, non avevo mai assistito a una cosa, si dice, io corso tanto sugli sci nei campi di gara, per cui sono campi di gara anche lì sulla neve, dice, ma io una paletta me ne non l'avevo mai visto. Che quando arriva in cima mi levarono dalla macchina, mi portarono a giro, perché delle cose veramente che sono dei ricordi stupendi. E io questo l'ho fatto per tra 25 e 28 anni, andando a tappeto, perché poi chiaramente se io ho vinto 17 titoli italiani, 9 europei, se tu li sommi, ho corso tanto io, e per vincere tanto devi anche correre tanto. Io sono italiano da capo a piedi, però devo dire, in fatto di telai da corsa, gli inglesi sono sempre stati, secondo me, una spanna un po' più in su degli altri. Perché? Io ho voluto chiedere anche del perché di questo, perché lo volevo sapere. Gli inglesi avevano ereditato dalla guerra, dall'aeronautica, avevano ereditato questa grande dote di costruire aerei con pannelli, delle costruzioni monoscocca, senza tubi, costruivano aeroplani, pannelli su pannelli, chiodati, diventati, incollati, come avevano fatto con la Lola. La Lola non aveva mai un tubo del telaio, era un monoscocca, si chiamava. Marche anche, un monoscocca. Chevron no, perché era ancora all'inizio, del 72, era un po' più lontana, era un tubolare pannellato. Ma se no, dopo gli inglesi, per fatto dei monoscocca, che univano alla prerogativa di essere leggere, ad avere una scocca sufficientemente rigida, ma non rigidissima, perché per correre per la strada, sulle salite, ci vuole un qualcosa che si adegui anche alle strade, cosa per riscontro, per far capire alla gente, a chi mi ascolterà, che la Breda, la macchina più bella che è mai stata costruita, secondo me, non in Europa, al mondo, come sport, usando una manodopera mostruosa che solo i fratelli Breda hanno, perché secondo me sono meglio d'Europa loro proprio, avevano fatto una macchina talmente fatta bene che però non funzionava in pista. Salita no, perché in salita non avevi mai le ruote in terra,
avevi sempre una ruota per aria, girava, non avevi grip, non avevi motricità, e te tu potevi fare quel che ti pare finché tu eri diritto fuori da un tornante e non tu potevi dare gas. Cosa che dopo tante è venuta fuori, poiché il problema veniva da lì e anche da un'altra cosa. Ma questo per dire che gli inglesi, poi un'altra particolarità, la Lola aveva degli ammortizzatori posteriori, io l'ho sempre qui, lunghi osi, così, aveva il rilascio, la Lola, un'escursione talmente lunga che tu potevi correre senza gli autobloccanti, Gesù, capito? A quei tempi si correva un autobloccante a nottolini, e se diventano su una macchina da corsa ora, gli autobloccanti a nottolini non si muovono neanche nel dritto, perché aveva una escursione di sospensione posteriore, non anteriore, anteriore era un ammortizzatore di lunghezza normale, ma posteriore aveva un rilascio che te, tu giravi i tornanti, tu giravi le curve contro pendenza, tu avevi sempre tutte e quattro le ruote in terra. Abbiamo lavorato insieme uno Zella, perché io ho detto guarda, io ora salgo su questa macchina e mi stanno guardando tutti così come a Dio, ora voglio vedere che fa. Penso, non ci facciamo prendere per il sedere perché non va bene, c'è da fare qualcosa. Io c'aveva la pista a quei tempi, lassù, e io mi c'avevo a girare nella sua pista, scendevo e dicevo guarda qui motricità zero, abbiamo sempre una ruota per aria e c'è un autobloccante che funziona, per cui o ci si mette un qualcosa che funzioni e cominciai di lì a cominciare a allungare gli steli dell'ammortizzatore, perché c'ero già passato prima io, capito? E io li facevo fare lavori, cronometro alla mano, facevo dei giri e si faceva, girava per dire in totte, no? In 58 secondi per dire. Poi gli facevo fare una modifica, rimontavo in macchina lo stesso giorno, si girava in 57 e mezzo. Poi se facevo un'altra girava 57 e così via. Enzo quando vide così, sesto, e uno quando dice le cose le dice, ma le dice perché è vero. Enzo ci credeva a me, io quando dice una cosa, che poi gli fece levare la presa d'aria di sopra, gli fece mettere da un'altra parte, tutti i casini. E poi si fece tante piccole modifiche alla macchina, lunghezza dei braccetti perché recuperava troppo di camber, tante cose, finché si arrivò a mettere insieme una macchina che insomma cominciava ad andare il PA990, e anche prima del PA990 le macchine cominciavano ad andare senza grossi problemi. L'unico problema che c'era e che c'è sempre stato e che ci sarà sempre, perché Enzo purtroppo con quella storia del Formula 1 si era mezzo dissanguato, e pertanto quando faceva un'automobile doveva cercare anche di risparmiare. L'unico non si comprava quelli da una sterlina l'uno, ma si o due, ma si comprava quelli che con una sterlina te ne davano due, capito? Perché era così.